è il momento di cominciare la nostra serata che apriremo con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che speriamo un po' che possa essere anche ispirazione un po' per tutti quanti noi, il ruolo dell'innovazione da opportunità a realtà. E allora invito dunque sul palco i relatori che saranno qui con Manuela Donghi e allora Barbara Marini, CEO di Intercept Italia, eccola qui, e con lei anche Alberto Paglialunga, founder and CEO di Deghi, eccolo. Okay. Buonasera, vi cedo il palco e noi ci vediamo dopo per le premiazioni. Poi dopo ci rivediamo per la premiazione, accomodatevi pure, noi abbiamo dato una sistematina al microfono, benvenuti anche da parte mia naturalmente. Appunto, Giacomo Iacomino parlava, questo il CEO Summit è uno dei nostri format esclusivi attraverso il quale vogliamo proprio dare voce alle eccellenze per farci raccontare anche, diciamo così, non so se poi è la parola giusta, delle ricette ideali per guardare al futuro che però possano fare un po' da filo conduttore rispetto a quello che è accaduto, quello che sta succedendo e come si vede appunto il futuro. Quindi io dico giusto un paio di cose che riguardano proprio i miei ospiti di questa sera. Alberto Paglialunga, founder e CEO di Deghi. Deghishop.it, leader in Italia per la vendita online di prodotti per l'arredamento del bagno, del giardino ed interni, è un e-commerce con un magazzino di oltre 33.000 metri quadri coperti con sede a Lecce, siamo nel Salento. Ancora benvenuto. E naturalmente benvenuta ancora Barbara Marini, CEO di Intercept Italia. Nata nel 2006, è una società farmaceutica impegnata nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di terapie innovative per alcune malattie croniche non virali del fegato. L'organizzazione è impegnata ad offrire supporto di alta qualità ai partner istituzionali, scientifici, accademici, industriali e delle associazioni pazienti italiane impegnati nel settore delle malattie croniche non virali, lo ricordiamo, del fegato. Ben trovata ancora. Quindi anche due realtà diverse, non a caso, insomma, messe insieme su questo palco. Due domande per i nostri relatori che serviranno proprio, come detto, a far luce sul ruolo dell'innovazione da opportunità a realtà, perché giusto un cenno, vorremmo capire un po' questa innovazione, no? Nel periodo più difficile, quello della pandemia, abbiamo dovuto un po' accelerare rispetto a alcuni processi che poi adesso si devono comunque consolidare. Prima è stata sicuramente un'opportunità, adesso deve diventare realtà. Questa è un po' la spiegazione. Vi chiedo, partirei da Barbara Marini, di raccontare l'esperienza, cioè cosa significa per voi innovazione, come l'avete declinata nel vostro core business aziendale e cosa vi è servito soprattutto da un punto di vista di innovazione per raggiungere gli obiettivi che vi eravate comunque prefissati? Allora, io darei due parole un po' sulla nostra storia. Dunque, noi siamo un'azienda oramai quotata in borsa al Nasdaq, quindi diciamo siamo fondamentalmente una multinazionale, ma abbiamo una testa e un cuore italiano, in quanto la nostra storia nasce a Perugia. Ha trovato in Italia la prima fonte di investimento molto importante nel 2006, quindi è grazie al fondo Genextra che diciamo una visione di ricerca e sviluppo nel farmaceutico è diventato poi una realtà quello che siamo oggi. Oggi siamo un'azienda di circa 600 persone in tutto il mondo, di cui metà fanno ancora ricerca e sviluppo, e siamo focalizzati appunto sul fegato, che insomma è un organo che tutti conoscono, nessuno conosce bene. Per i greci l'anima era appunto nel fegato, questo per dire quanto era importante. E, beh, ancora al sud si dice che insomma mi viene il fegato amaro quando vero, uno si arrabbia, eccetera, vero. Che in realtà esprime un po' dei sentimenti, eccetera. E, dunque, quindi dobbiamo ascoltarlo un po' di più il nostro fegato. Assolutamente sempre. Sì, assolutamente sì. Posso darvi anche un'altra informazione, tanto siamo così, insomma, un momento così. Allora, diciamo che anche la storia, insomma, la nostra cultura greco-romana e poi cattolica era epatocentrica fino a circa il 1300, quando invece le immagini associate al Cristo si è spostata al cuore. Quindi diciamo la concentrazione sul cuore si è avuta intorno al 1300-1400, prima tutti i santi, le persone di chiese, sagge, avevano la mano sul fegato, ma questo giusto per dire quanto era importante nell'antichità. Certo. Ed è anche l'unico organo che si rigenera, quindi è dotato di una caratteristica, come dire, di insomma immortalità quasi intrinseca, che è quello che noi sfruttiamo, quindi noi sfruttiamo questa capacità rigenerativa del fegato. Allora, passando all'innovazione, le dico un po' la nostra visione, l'innovazione è non soltanto una novità,
è qualcosa che deve aiutare a condurci più facilmente nel futuro. Nel campo dell'innovazione in salute c'è anche un'altra caratteristica, che l'innovazione deve essere etica e accessibile, perché se una ricerca straordinaria ma non è accessibile per i pazienti, diciamo, rimane un po' un sogno, diciamo, una ricerca così intellettualmente interessante ma non cambia la vita delle persone. Tutti lo abbiamo capito grazie all'esperienza dei vaccini, no? Dove abbiamo ancora circa tre quarti del mondo che non hanno accesso, certo, a una scoperta personalmente penso molto importante. Quindi il nostro business model si è basato proprio su una innovazione in ricerca e sviluppo che è stata molto complessa, perché la visione che c'era dietro non era ancora in qualche modo compresa dalle agenzie regolatorie. Siamo un mercato molto regolamentato e quindi per noi fare innovazioni e arrivare ai pazienti ha significato non soltanto immaginare e concretizzare una molecola, insomma roba chimica diciamo, che avesse un certo risultato, ma riuscire anche a educare le agenzie regolatorie per riuscire a costruire dei percorsi attraverso cui questa soluzione, oggi il farmaco è disponibile fortunatamente in tutto il mondo, potesse quindi trasformarsi in una soluzione terapeutica. Certo. È un po' come dire le macchine oggi vanno per strada, abbiamo il codice della strada, domani le macchine volano nel cielo e diciamo le agenzie non sono ancora attrezzate per condurre, regolamentare il traffico sul cielo. Un po' è così è stato per noi. Assolutamente. Quindi c'è stata effettivamente un'accelerazione. Assolutamente, no, sì, accelerazione. Poi chiaramente l'innovazione è un continuum, portare innovazione vuol dire anche trasformare il modo di pensare una patologia, gestire una patologia e anche interagire con i pazienti. Magari poi ne parleremo, ma sicuramente il Covid ha accelerato l'adozione della digitalizzazione in salute. L'Italia era insomma un'epoca da dinosauri quasi, sicuramente il Covid ci ha costretto a capire che il digitale può essere un buon compagno. Oggi, venendo a una sua considerazione, abbiamo la necessità di portarci e di trasformare in soluzione immediata e di rendere un'infrastruttura all'utilizzo del digitale. Non sarà facile perché richiede naturalmente una trasformazione anche degli operatori sanitari. Ah beh, certo. Noi abbiamo la media, età media più elevata in sanità e quindi mettere a terra un'infrastruttura digitale vuol dire anche riuscire a trasformare il mindset e anche le soft skills di chi lavora, certo, in salute. Certo, poi parleremo anche di come siamo in Italia, insomma, secondo voi. Quindi passerei la parola a Alberto Paglialunga, invitandovi ancora un istante a prestare attenzione. Allora, stessa domanda, ovviamente in un settore diverso, quindi cerchiamo di capire che cosa ha significato l'innovazione per voi e soprattutto se magari quei processi che si sono avviati nel periodo della pandemia erano comunque in fase di avvio o se magari avevate previsto che si sarebbero avviati più avanti. Insomma, come ha cambiato anche il vostro modo di vedere il business? Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo innovato da subito, credo, un settore, perché noi ci occupiamo di articoli per la casa e 14 anni fa, quando ho iniziato da casa mia, vendendo online, era impensabile poter spedire degli articoli per l'arredamento e comprarli addirittura online. E ci ho creduto e adesso siamo 160 ragazzi in azienda, abbiamo un magazzino perché abbiamo sempre creduto nel magazzino, nella pronta consegna, e per me innovare ha significato proprio cambiare delle metodologie che c'erano prima che il prodotto arrivasse al cliente doveva essere appunto comprato da un agente, da un rappresentante. Prima del rappresentante c'era il direttore commerciale, poi c'è il proprietario che acquista la merce, e fino a quando arriva il cliente magari prima ci impiegavano 14-15 giorni. Noi oggi in 24 ore consegniamo al cliente, facciamo 1200 spedizioni al giorno e spediamo anche articoli tipo box doccia che sono lunghi 2 metri, altri 1,80 metri con uno spessore di 1 centimetro, e lo facciamo da Lecce. Quindi
dove magari si pensa che dal tacco d'Italia sia impossibile spedire, sia impossibile fare logistica, noi oggi abbiamo acquistato un terreno di 100.000 metri per costruire il nuovo capannone che sarà di 40.000 metri quadrati. Quindi per noi innovare è partito da lì, e per noi innovare è stato sempre ascoltare il cliente, no? Magari poi ovviamente durante il Covid noi siamo stati avvantaggiati perché in quel momento non siamo stati chiusi, ma essendo concentrati con un core business puntato sul bagno abbiamo switchato immediatamente tutto sul giardino, e in quel momento era semplice vendere perché tutti vivevamo la stessa situazione. Quindi io per esempio, purtroppo il vizio del fumo, uscivo per fumare una sigaretta, vedevo che c'era il sole che mi dava fastidio, il giorno dopo mettevo in vendita le tende da sole, certo. E funzionavano, certo. Perché tutti stavamo nella stessa situazione. Ovviamente adesso innovazione per noi significa tecnologia, per noi innovazione significa puntare anche su un configuratore. Noi il prossimo anno, a ottobre, lanceremo con Mino, che è qui presente, e Francesco, che si occupano di questo, un nuovo sito dove sarà possibile configurare oltre 14.000 articoli, e questo sarà per noi un passaggio molto importante. E per noi, mi taccio, innovazione significa pure rispondere ai clienti, e sono tanti che ogni giorno chiamano e scrivono in chat con persone, con ragazzi e non con chatbot. E qua c'è Veronica che si occupa di questo e lo fa benissimo con il suo team di 7 persone. E rispondere a tutti i clienti senza sentirsi la risposta automatica di un computer, certo. Io credo che sia un valore aggiunto. Quindi a volte innovazione è pure valore umano, e noi cerchiamo di mettere questo. Esatto, anzi, perché poi si pensa sempre che innovazione significhi essere ancora più asettici e freddi, invece no, bisogna saperla usare assolutamente bene, no? Nel giusto modo. Ecco, a questo punto vi chiedo come pensate che sia la situazione in Italia, ovviamente per quello che vedete voi, no? Attraverso la vostra rete, i vostri clienti, cioè siamo pronti per queste nuove sfide, abbiamo capito quali sono le potenzialità vere, no? Di questa fase nuova, perché poi di quello si tratta, che poi nuova, accelerata sì, e quindi si può definire nuova, e di conseguenza quali sono le vostre aspettative per il futuro anche sulla base di quello che vedete intorno a voi? Allora, dunque, naturalmente diciamo chi googla, chi va su Google e cerca qualcosa su di me troverà una frase che il miglior modo di predire il futuro è costruirlo, no? Quindi credo che le cose che avvengono perché siamo determinati diciamo a metterle a terra, a farle avvenire, e perché riusciamo a costruire comunque un progetto, un piano di azione per riuscire a costruirlo. Per fare questo ci vuole il team, condivido pienamente quello che diceva il collega, le grosse da soli si può correre veloce, ma se vogliamo andare lontano dobbiamo essere naturalmente in tanti, allineati e ben integrati. Io sono ottimista, forse perché sono, come dire, molto assertiva e vedo sempre il bicchiere a mezzo vuoto, e quindi rifletto questa esperienza Covid sotto un aspetto di introspezione personale. Credo che mai nessuno aveva avuto tempo e in qualche modo noia, per alcuni è stata anche sì. Noia, no? Mesi costretti in casa, e quindi ciascuno ha fatto le proprie riflessioni. Credo che tutti abbiano apprezzato che vivere in Italia è comunque un bel vivere rispetto a paesi molto meno fortunati di noi, e credo anche che l'Italia abbia incredibilmente, adesso non entro in visioni politiche o meno politiche, ma dimostrato di saper gestire una pandemia a cui nessuno era attrezzato. Naturalmente non esistono master che ci hanno educato a gestire questa pandemia molto bene, sicuramente anche a medio lungo termine meglio di tantissimi altri paesi. Quindi sono ottimista, credo che abbiamo un'opportunità, che è il PNRR, che diciamo è un investimento che però costerà ai nostri figli tanti soldi. Io sono mamma, quindi quando penso al PNRR sono contenta nel breve termine, però credo che il debito che dovranno pagare i nostri figli sarà ancora più grande, quindi dobbiamo metterlo a terra, dobbiamo gestirlo molto bene. La digitalizzazione credo che sia uno dei capitoli più importanti. Vi faccio soltanto un esempio. Noi nella nostra realtà lavoriamo su malattie rare, quindi è chiaro che
andavamo insomma a tirare sei quasi un'azienda boutique, perché il malato raro, un malato che c'è, sono pochi, sono molto delicati, hanno un percorso terapeutico molto particolare, e nel nostro caso il 90% sono donne. Quindi immaginando donne che non potevano uscire di casa, che avevano anche figli e la cura familiare, diciamocelo, ancora funziona così, abbiamo pensato una serie di iniziative, perché se Maometto non può entrare nella montagna, portiamo la montagna da Maometto. Quindi certamente, la prima cosa, abbiamo messo a terra l'home delivery, quindi il farmaco veniva portato a casa dei pazienti anziché i pazienti andarlo a prendere in ospedale. Un'altra cosa è di riuscire a costruire capacità e percorsi per la telemedicina, perché se il paziente non può andare in ospedale attrezziamo i medici e strutturiamo percorsi virtuali per questi pazienti. Questo non l'abbiamo fatto intorno a, mi pare, luglio dello scorso anno. Il decreto che ha reso legale la telemedicina in Italia del 16 dicembre dello stesso anno, quindi noi abbiamo fatto troppo rapidamente un qualcosa su cui il sistema non era ancora pronto. Quindi sono ottimista, c'è molto da lavorare credo che il digitale sia un po' la chiave che può dare una svolta al nostro paese. Dobbiamo sfruttare bene le occasioni che ci sono state messe sul tavolo. Insomma, poi lei ha parlato delle donne, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Io non a caso il rosso, che non è, rosso. Non è, è anche un omaggio al Natale, alle fonti, ma ma visto che ha parlato della situazione anche delle donne durante la pandemia, abbiamo scoperto che ovviamente insieme ad altre categorie fragili sono state quelle che hanno perso più lavoro, e a oggi parliamo del 50% di donne disoccupate, cioè la metà delle donne in Italia non lavora, quindi insomma anche tante iniziative che arriveranno dovranno per forza di cose andare a risolvere questi gap. Credo che gli imprenditori e le aziende possano fare molto. Noi come azienda non abbiamo utilizzato un solo secondo di ammortizzatore sociale, abbiamo anche dato premi lo scorso anno alla nostra organizzazione, e durante il Covid, per chi aveva anche un carico familiare, sia a volte di genitori o anche di figli, era proprio un problema di tempo necessario, quindi abbiamo fatto l'offerta 3x2. Cioè abbiamo regalato 3 giorni di ferie, ogni 3 giorni di permesso retribuito, ogni 2 giorni di ferie prese. Quindi di fatto abbiamo raddoppiato il tempo disponibile per i nostri dipendenti. D'estate abbiamo fatto il Summer Friday, quindi il venerdì non si lavorava. Tra breve faremo quello che chiamiamo il Christmas Shutdown, quindi regaleremo 7 giorni di permesso retribuito ai nostri dipendenti. Peraltro li ringrazio, alcuni colleghi che sono qui con noi. Certo, un applauso e anche complimenti per queste iniziative che aiutano anche a come dire, poi arrivare agli obiettivi in modo più... Diciamo, noi siamo una realtà di dimensioni di piccola media impresa, quindi naturalmente pensiamo e possiamo mettere rapidamente le cose. Va bene, vede, su queste iniziative di festa scatenate ancora di più gli anni. Sì. Allora, torniamo ancora, esatto, siamo all'ultima parte del CEO Summit, però credo quella più importante, appunto abbiamo sentito iniziative come Guardate al Futuro, come secondo lei, anche se vogliamo un po' una domanda fuori, non fuori tema, ma che magari aggiunge un tassello a quello che già avrei voluto chiedere, cioè se avete pensato proprio anche a qualcosa per incentivare, no, i lavoratori a lavorare sempre di più in team con tutte queste prospettive che sono cambiate, chiaramente premesse e prospettive che sono cambiate. Sì, sicuramente per il nuovo impianto che stiamo appunto realizzando stiamo pensando di fare delle cose per stare insieme, pensiamo a dei campi da paddle, dei campi di calcetto, perché a me piace giocare a calcetto, poi vinco sempre, quello è un altro discorso, e mi fanno vincere. Vince se, allora le fanno vincere. E poi stiamo facendo tantissimo proprio per, ma noi siamo tanti ragazzi, noi siamo tutti coetanei, quindi per noi il lavoro di gruppo ci viene abbastanza spontaneo. Certo. Per quanto riguarda invece l'evoluzione in Italia di quello che sarà da oggi in poi, La mia grande paura è che noi da italiani siamo sempre i numeri uno nei momenti di difficoltà, no? Vinciamo i mondiali quando dovremmo uscire al primo turno, vinciamo gli europei quando non dovremmo neanche superare la prima partita, quando invece abbiamo i grandi squadroni non vinciamo mai. Quindi non vorrei che, e lo dimostra la nazionale attuale, che è la stessa di 3 mesi fa e non riesce ad andare ai mondiali.
E quindi non vorrei che adesso che il PIL sta volando ci risediamo di nuovo e non sfruttiamo questa opportunità. Io penso che l'Italia abbia una grandissima opportunità, io penso che i noli che stanno aumentando sempre di più per l'Italia siano una grandissima opportunità, il dollaro sia una grandissima opportunità, io penso che bisognerebbe tornare a produrre in Italia, bisognerebbe tornare, anzi iniziare a spedire su rotaia, visto che siamo l'ultima nazione in Europa a farlo, visto che c'è questo tema del green, e dovremmo sfruttare la bellissima penisola che ci abbiamo per attrarre sempre più turisti di livello medio-alto, perché l'Italia potrebbe vivere soltanto con questi tre fattori per quanto mi riguarda. No, assolutamente, abbiamo tante di quelle eccellenze che appunto che poi sono quelle che attirano, no? A parte i posti magnifici, la cucina, vogliamo parlare della cucina? Cioè siamo già pronti a mangiare stasera, però insomma lo diciamo con un sorriso, ma è vero. E poi anche credo il discorso proprio dell'accoglienza, no? Italiana, che se anche lì se abbiamo le condizioni giuste per farle sappiamo essere davvero innovativi, quindi vabbè, però mi sembra di capire che l'ottimismo c'è anche da parte nostra. Noi siamo sempre ottimisti, no? Appunto, anche perché se non lo siamo noi è finito, appunto, perché dicevamo ottimismo, vabbè, ma non a caso ripeto, insomma poi ci possono essere momenti di sconforto, ma quando si parla di eccellenze, di qualcosa che si può dare, la parte poi rilevante va anche all'umore, va bene. Io ringrazio naturalmente Barbara Marini, CEO di Intercept Italia, mi auguro poi di vedervi, perché no, sulle fonti TV per raccontarci la vostra realtà. Molto volentieri. L'invito naturalmente rivolto anche a Alberto Paglialunga, founder e CEO di Deghi, deghishop.it, informazioni le trovate online per entrambe le realtà. Grazie davvero per aver partecipato al CEO Summit, che sarà peraltro in onda sulle fonti TV.